Come forse già saprete, Matisse fu la personalità più complessa e significativa nel gruppo dei Fauve. La conferma di una sua maturità stilistica è data proprio da opere come questa. Si tratta della versione della Danse, realizzata nel 1910 e oggi conservata al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo. L'opera è un olio su tela ed è grande 259 x 390 cm e rappresenta 5 figure intente a danzare quasi in punta di piedi. La superficie mattone delle figure che si tengono per mano, contornate da grosse linee scure, diventa un tutt'uno. Il vorticoso girotondo generato è irrefrenabile e inarrestabile come il ritmo stesso della vita. I corpi sono inseriti in uno spazio diviso a metà tra il cielo, blu oltremare, e il verde della terra. Nonostante siano monumentali e ridotti a pura superficie di colore, risultano insolitamente lievi. Tutta la tensione di questo capolavoro, realizzato in poche pennellate, è quindi affidata a tre note di colori improbabili: il blu, il verde e il mattone. Mancano i dettagli, manca la profondità e la resa dei volumi. Noncuranze per cui Matisse sembra aver capito che i destini dell'arte non sarebbero stati segnati dai bravi pittori diligenti, ma dagli audaci e dagli sperimentatori. Tre colori, tre elementi, uomo, cielo e terra. Le fonti di quest'opera si trovano nelle danze popolari che ancora oggi conservano qualcosa della natura rituale dei tempi antichi. La frenesia del baccanale pagano è perfettamente incarnata nel potente e sbalorditivo accordo di colori e forme. Matisse qui ha saputo cogliere il senso inconscio di coinvolgimento dell'uomo nei ritmi della natura e del cosmo. Guardando con attenzione il dipinto, sentiamo un potente ritmo che consuma tutto, una forza vitale e selvaggia, ma allo stesso tempo percepiamo l'equilibrio, un equilibrio forse perduto per sempre, tra l'uomo e il cosmo. Una curiosità, questa versione della Danse venne acquistata da Sergei Shukin, collezionista, mercante e viaggiatore russo, cliente delle più importanti gallerie di Parigi, come Drouet, Durand-Ruel, Kahnweiler, Vollard. Shukin sarà molto importante per Matisse. Il collezionista infatti gli acquisterà ben 37 dipinti in 8 anni. L'opera finirà a Mosca, dove nel 1917 sarà sequestrata per approdare infine all'Ermitage di San Pietroburgo. Nel 1919 Matisse scrisse riguardo alla sua ricerca artistica: «Come impressionista ho dipinto direttamente la natura. Poi ho aspirato a una maggiore concentrazione e a un'espressività più intensa nelle linee e nei colori. Per raggiungere questo obiettivo ho dovuto sacrificare altri valori, la materia, la tridimensionalità, la ricchezza di dettagli. Ora voglio riconciliare questi valori». Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!